La politica populista, che è quella di Salvini e che è quella dei 5 Stelle, serve a dire dove le cose sono non popolari non si fanno. Lei la sfido a trovare un sindaco o un governatore di regione che abbia detto si fa l'inceneritore, si fa l'impianto e si fa qua e non abbia avuto la rivolta del quartiere. Davanti a quella rivolta ci sono leve si possono utilizzare con quei cittadini. Per esempio, una leva fondamentale usata nel resto d'Europa è la defiscalità. Quindi io ti creo un problema in più nel tuo quartiere, magari avrai i camion che vanno e vengono, quei cittadini non pagheranno la Tari, ne pagheremo di più noi perché loro avranno quel problema. Altra questione fondamentale, se noi continuiamo in modo populista ad utilizzare tutte le paure delle persone, siamo arrivati a dire che i vaccini fanno ammalare di autismo i nostri bambini, continueremo a dire che ovunque fai l'inceneritore piuttosto che l'impianto, quel quartiere avranno tutti il cancro. Non è così, perché a Vienna ce ne sono 4 e nessuno ha il cancro. Allora, chi sarà il prossimo, secondo me, che può mettere mano a questa roba? Solo una persona che ha coraggio e che parla chiaro. Non c'è alternativa.